inglesi che si erano distinti nel prelevare schiavi in Africa, li portavano in Inghilterra e facevano una cosa terribile per il 1600. Li separavano in modo che ogni gruppo, nessuno parlasse la lingua dell'altro, li avevano voluto strutturare culturalmente. Questo vi fa capire cosa significa la cultura di un territorio. Cioè il fatto che chi scientificamente sa operare in questo campo tende a destrutturarla. La persona senza memoria è come fosse una tabula rasa, è tutto quanto da dover, diciamo così, riscrivere e rifare. Quindi questi sono, diciamo, passando un po' di qua un po' di là, ma volevo darvi l'idea di quanto sia complesso il fenomeno storico in sé, di quanto sia interessante poi poterlo studiare laddove, per mille fortune, diciamo, c'è questa grande quantità di documentazione che parte dalla preistoria e arriva fino all'epoca più recente, all'epoca nostra. Io mi fermerei qua per non farla troppo lunga, perché sennò poi se si cominciamo a parlare non si finisce mai più, nel senso della logica, se siamo ovviamente disponibili, parlo anche a nome di Luisa, tra i capelli bianchi per me di farlo, a disposizione per riapprontare qualche tema, approfondirlo, discuterlo, quello che credo sia possibile. È importante forse dare l'idea, diciamo così, di questa grande identità che esiste in questi territori, che troppo spesso viene ritenuta un'identità minore, cosa che non è, tutte le identità sono identità. Cioè, la cosa assurda è che oggi la nostra storia è molto più conosciuta fuori che non qua. Io sono stato a metà settembre a Cluny, che è una, in Borgogna, una delle grandi abbazie, forse più importante di farla, le grandi abbazie dell'alto medioevo europeo. Fondato nel 910, il sindaco di Cluny, che era una cinquantina d'anni, ho portato in omaggio un libro di Farco, riconosceva nel dettaglio tutti i rapporti tra Cluny e Farco, perché gli usi di Cluny sono stati tramandati da un codice di Farfa. Lui era pienamente al corrente di questa grande dimensione di questo. Da noi c'è forse una minore affezione alla storia del territorio, anche nel mondo scolastico, questo l'ho pure detto, perché altrimenti allora all'età mia posso parlare liberamente, mi piace tacere o sottacere le cose, nella logica di fare la cosiddetta grande storia. Oggi c'è una corrente storiografica molto più forte che sta dicendo che bisogna ritornare a ragionare sui territori per capire veramente la grande storia. Cioè io dico sempre come battuta, molti voi hanno già sentito, che quando sto vicino al rincoglimento e siamo nei paraggi scriverò un libro su un centro della Sabina, di cui non so ancora qual è, però so il titolo, che ho poi mano a mano ampliato. Qui non passò Garibaldi, virgola, neppure Anita e nemmeno San Francesco, però perché sembra che l'importanza di un posto, di un luogo, sia determinata dal fatto che c'è passato qualcuno di grande. Qui è successo una cosa invertita, perché se io vi faccio elenco di tutti quelli che sono passati qui, di grandi, si rimane a bocca aperta, tra papi, imperatori e quanti volete, a cominciare dallo stesso Garibaldi, che è passato più e più volte, però non è quello che diventa importante, è soltanto il territorio col suo passato, l'ambiente, il paesaggio, con la sua storia. La storia del cittadino più piccolo ha lo stesso interesse del cittadino più grande. Vi raccontavo prima questa vicenda dei Bretoni, che molti che andavano a loro dicevano: proprio chi sono questi Bretoni? I fondatori di questo territorio sono quelli che sono venuti qua, tra l'altro erano pure donne inizialmente, queste femminari o brittonari. Per dirvi che anche in X secolo la gente si muoveva, non è che nel Medioevo stavamo seduti e fermi. Oggi è vero, abbiamo movimenti più epocali, ma anche allora c'era chi si muoveva, chi si spostava. Partiamo dalla Bretagna, sapete dove sta la Bretagna? A piedi, e viene fino qua giù. Ci voleva un bel coraggio, tra virgolette. Se alcuni castelli qui che sono stati qui intorno, penso che Avignano, penso che Roccarini, che lo conosce, sono stati fondati da dei conti romagnoli che sono venuti qui, i cosiddetti conti di Cuneo, che sono scesi dalla Romagna al seguito di Federico Barbarossa. Quindi la storia è una storia di movimento, non è una storia ferma, non è che solo noi ci muoviamo. Questa è proprio una grande, terribile illusione. La presunzione nostra è che noi pensiamo di essere molto più intelligenti di quelli che c'erano prima, cosa che non è molto meno capace, lo siamo oggi, di vivere in simbiosi col paesaggio intorno a cui stare, perché c'era un ragionamento complessivo. Scusate, nel Medioevo non si allagava nessuno, si mettevano in cima le montagne, tra virgolette, c'era sì la difesa, ma anche
il problema di essere protetti da altre realtà, perché anche il Baiano sono successo a Lugoni, figuriamo. Tanto per fare un'altra banalità, tra virgolette, se io vi dico il termine caciocavallo, voi mi dite il caciocavallo è un formaggio del meridione. Così? No. No, non è così. Il termine caciocavallo compare la prima volta nel cartario di Santa Maria Imbarata a Roma nel 1073, ma è una cosa episodica. La seconda volta che compare in documenti italiani è nel 1232, è una produzione massiccia perché sono più di 40 paia di caciocavallo, di caciocavallo perché si metteva a cavallo. So a farfa. Vabbè. Nel nord con queste cose ci fanno l'ira di Dio, poi per l'amor di Dio. Un'altra cosa banale, termine mostarda. Dove compare per la prima volta? Voi pensate, Cremona, Manto, lassù? No, la prima volta compare il termine mostarda in un documento, non nei ricettari dei cochino di altri attribuiti alla fine del 200 in età angioina, compare nel 1266 in un testamento di Rieti. Se poi andate a guardare Rieti, poi le verità le scuole emergono, andare a Cantalice è pieno di gente che si chiama il cochino di mostarda. Poi dice, ma quello che... No, la mostarda no, siamo il posto cotto. E che cos'è la mostarda se non il posto cotto? Riorganizzare in termini diversi. Quindi abbiamo perso anche la capacità di utilizzare la storia del territorio per lo sviluppo economico del territorio stesso. Nel nord Italia ci farebbero gli agli noi no, per la mostarda. Io ho ritrovato in un documento, ma niente di che, la ricetta del pasticcio di gamberi che piaceva a San Francesco. Perché San Francesco non è vero che era Serafico padre, a te, questa è un'altra distorsione spaventosa. Francesco mi testimonia perché abbiamo fatto altri lì di un convegnetto mattina e pomeriggio, però ha dimostrato quel programma. Che francescani assolutamente. Questa cosa. San Francesco piaceva mangiare, mangiava pure il benino, non è che mangiava, tra virgolette, piaceva mangiare soprattutto il pesce di lago. Ricordiamoci nel Medioevo si dovevano fare minimo 130 giorni di astinenza, quindi si dovevano mangiare un sacco di pesci, che non era pesce di mare, ma in gran parte era pesce di fiume. E sapete, gli piaceva mangiare il luccio, quindi non è che... È il giusto famoso pasticcio di gamberi, che hanno tramandato le fonti più antiche, non si sapeva come era fatto. Una fonte più tarda, reatina, fatta da un fraticello di Greccio, arrivata al termine pasticcio di gamberi, sicuramente questo era un frate buongustaio, che ha fatto? Ci ha messo la ricetta. Siete capaci tu che riesco a fare questa ricetta a qualche ristorante? Non c'è messo. Quindi ovviamente, qualunque altro posto ci farebbero una fortuna su questo. Quindi, vogliamo capire quanto la storia non è soltanto...